Eternal Cylinder, episodio numero 42, e questa è una puntata speciale, non solo perché 42 è un numero speciale come alcuni sapranno, sì ok, quella era una gag di Douglas Adams, però a parte quello perché siamo arrivati al cospetto della gigantesca creatura, finalmente l'abbiamo trovata, il mangiatore di serpenti spaziali. In questa puntata potrebbe accadere qualsiasi cosa. Cosa accadrà? Non lo so, andiamo a giocare. Andiamo. Eccolo, sta là sullo sfondo, lo vedete? Andiamo a vedere. At last, one of the creatures was walking around carelessly in the corrupted plains of what was left of the world. All that Trevor needed to do was to steal its core, or more precisely, the core it had stolen from whatever poor Trefala it had eaten. But the creature, though slow and uninterested in the tiny Trevor, had a frightful layer of teeth protecting its prize. Come faccio? Could a nimble enough Trebum snatch that prize right out of its jaws? Come faccio? Devo entrare nella sua bocca, evitare i denti, evitare anche il gas velenoso che sta all'interno della sua bocca, l'abbiamo visto, e cercare di rubargli quel nucleo che sarebbe quella specie di gemma che lui ha rubato da uno dei serpenti spaziali che ha mangiato. Boh, ragazzi, è una cosa impossibile. Ah, aspetta. Mi sa che dobbiamo usare... il potere del volo. Io in realtà c'ho già un aviatore, però per sicurezza il nostro piromane ragno qua lo rendo anche lui aviatore. Andiamo anche lui, così almeno ne abbiamo due. Quindi lui sarà aviatore in seconda. Ok, prendiamo il nucleo. Mangiamo sti nuclei. Vediamo un po'. Ok, mi sono trasformato. È diventato aviatore in seconda, eccomi qua. Con le zampe da ragno e col fuoco, quindi. Oh, chi è che si è incazzato? C'è un rumore. Ah! E la creatura ha fatto una specie di. Oh no, 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 no! Che no! Si è svegliato un'altra volta il matematico, e mo che vuole? No, ci manda appresso un altro mini boss, sto stronzo. Dai, chiamiamo il capo, va. No, eccone un altro. Aiuto. Scappa. Tra l'altro lì c'è un ingrediente che ci serve, eh. Oh, dov'è il matematico? Se ne va il matematico, capito? Scappa pure sto codardo infame. Allora, come si faceva? Devo... No, si spacca tutto quello. Innanzitutto devo trovare un Trebum che non c'ha particolari poteri. Tipo Guguo non c'ha particolari poteri, vero? No? Perché gli sono stati levati prima. Ma guardate l'ombra del boss. Dobbiamo trovare le pallette esplosive. Ma non ce ne sono qua, come faccio a ammazzarle? Non ne vedo qua. Tanto io scappo. No, c'è un Gug Brum, no, un Gom Grom si chiama quello. Gom Grom. Oh, guardate chi c'è, questo ci serve. Ci servono le... ah no, già l'abbiamo fatta sta mutazione. No, sta arrivando qua il boss. Non si ferma davanti a nulla quel disgraziato. Ma l'hai chiuso, non possiamo andare. Come lo... no, aiuto, qua c'è una voragine. No, ecco il boss. Salvate qua. Mi sa che mi sto infilando in un vicolo cieco qua, eh. Ma qua non c'è nulla. Sta arrivando, mi sa. Abbiamo seminato? Piano piano sta arrivando, sta laggiù. Chissà se arriva fino a qua. Devo trovare quelle pallette esplosive. Oppure lo devo sconfiggere con il nostro cannoniere. Ma ce l'ho il cannoniere io?
Non c'ho più il cannoniere, ragazzi, mi è sparito. Però posso... Ah, perché gli è stato tolto il... Ah, sì, ce l'ho, ecco qua. Il nostro cannoniere. Cerchiamo quindi di fargli prendere... Di fargli creare altre munizioni. Ah, c'ho già tutte le munizioni piene, regà. C'ho tutte le... Allora, qua c'è la barriera, non possiamo andare avanti. C'è un'incubatrice. Ci sono degli strani funghi là. Cosa sono questi? Ah, sono quelli che ci servivano, raga, i cosi. I tuberi spaziali, questi ci servono. Allora, vediamo un po' se riesco finalmente a fare... La mutazione, quella dei tuberi spaziali, qual era? O l'abbiamo già fatta? Eh no, mi sa che l'abbiamo già fatta perché non... l'abbiamo fatta, mi sa. Non vedo qui... Ho visto però che ci sono degli altri ingredienti che ci servono, come le cavallette, quelle giganti, che lasciano le sfere luminose, quelle ci servono. Quindi non ci servono più le zucche, se le potevo pure mangiare. Me le sono mangiate. Vediamo se sta arrivando il... Grulo si chiama quello. Ma io volendo posso andare sotto perché c'ho l'antigas. È una cosa luminosa là, cos'è? È una pianta rara, mi sembra. Questa struttura strana. Ah, è una di quelle torri di luce, ricordate? Che serviva ad alzare il tempio volante. Però il tempio volante sta laggiù. Ah, fammi una cosa, io scendo un attimo a vedere cos'è quella cosa luminosa. Sì, questa ci serve, questa è una pianta rara. Facciamola prendere a gomo. Ok, quante ce ne servono di queste? Ce ne servono altre due. E poi ci servono quattro mosche, che non so quante ne ho adesso. Eccone un'altra. Qua in giro ce ne deve essere un'altra per forza. Siamo nel canyon. Ma non vedo altre di quelle piantine, eh. Dove sto qua? Ah! Non vedo assolutamente altre di quelle piantine. Diamo un'occhiata qua. Eccola, eccola! C'è una qua sopra, l'ho vista. Ora se devo mandare un pesce a raccogliere roba ad erba. Non c'è niente. Ok, ce n'ho tre. Mi mancano le mosche. Aspetta, per sicurezza ne avevo pure un'altra. Mi mancano le mosche. Attenzione che qua mi sa che c'è il boss.
vicino. Basta che sta laggiù. Allora, dov'è il nostro cannoniere? Chiamiamo il cannoniere. Il boss mi sa che si è ucciso da solo, raga, è sparito. Mi sa che è cascato nel burrone e si è ucciso da solo. Non è la prima volta che un boss si suicida, eh. Dai, è bastato seminarlo, quindi. Allora, le perle, sì, ci serve una perla. Allora, prendiamo uno che c'ha uno slot vuoto. Aspetta, l'altro di mosche me ne manca una, porca, proprio una sola. Allora, prendiamo il nostro primo aviatore. Grugnu si chiama. Aspettiamo che la lumaca esce dal suo guscio. Eccola, eccola. Vai, 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 vai. Scippo! Abbiamo rubato. Allora, quante ce ne servono? Di perle. Vediamo un po'. Dove sta? Eccola. Me ne serve una sola, però poi mi servono anche 4 pietre quadrate e 8 gemme e non ce l'ho, quindi per ora rimango così, però me vengo sta roba. Guardate la lumaca che è uscita fuori dal suo guscio, mo rientra perché si sta cagando addosso. Perché la lumaca, mo rientra nell'uscio. Vabbè, intanto eccola che va a rientrare. Allora, vediamo un po'. Il boss è sparito, eh? Il boss se n'è andato. Almeno spero. Aspetta, è calata la notte. No, il boss non è sparito. Mi sa che sta laggiù, è quello là, col cerchio. Perché come vedete la barriera è ancora rossa. Se la barriera è rossa, vuol dire che non abbiamo ancora sconfitto ciò, oppure fatto ciò che ci impedisce di andare avanti. Quindi questo è il boss, solo che si è tipo smontato. Questo è il boss, ragazzi, è smontato. Non so perché. Il boss si è aperto, si è smontato. Forse c'è qualche altra cosa che devo fare per andare avanti, perché la barriera è rossa, vuol dire che non posso attraversarla. Se ci provo credo che muoio. Allora, intanto qui... intanto qui c'è un'incubatrice, vuol dire che da queste parti ci deve essere anche nuovo, per forza. Mi cerchiamo in giro, intanto io mi prendo quell'ingrediente raro qua, una specie di pietra formaggiosa che si può spaccare e dentro si trova un'altra pietra, tipo, ma morbida. E sta pietra formaggiosa ci serve per fare... questo, no, questo. E ci servono 3 gemme blu che non ho. Intanto vediamo se riusciamo a trovare l'uovo. Qua vicino ci dovrebbe essere un uovo. Intanto dei rumori brutti. Mi sa che sono i rumori che fa la bestia. Eccola, sta avvicinando. Tanto su c'è il serpente spaziale che da un momento all'altro scende, eh. Guardalo. Sembra una di quelle creature che stanno gli affreschi medievali, quelli che rappresentavano l'inferno, no? Come si chiama? Bosch, il pittore Bosch, no? Non so se l'avete mai sentito, che faceva questi dipinti infernali con i dannati, queste creature demoniache, surreali. Mi sa che l'ispirazione viene un po' da là, eh. Non trovo uova, però. Ah, qua ci stanno le palle velenose. Scappiamo qua, torniamo indietro. Qua è pericoloso, eh. Ma qua c'è dell'acqua. Ci
sono i pesci quelli elettrici, che però non ci servono più, già l'abbiamo fatta la mutazione di quei pesci là. Ci sono questi qua che ti ridanno parecchia energia. Prendiamone un paio. Non trovo le uova. L'incubatrice sta qua. Ho mangiato un po' di funghi. Sono nascosto qua da qualche parte. Attenzione che c'è una di quelle palle. Oh, ci sono le mosche. Allora, chi è che c'ha le mosche? Chi l'ha detto a prendere le mosche? Eccolo. Culo. Devo riuscire a tirar giù una mosca con l'acqua. Però c'è quella palla là in mezzo che rompe. Oh, chi è che... Si è incazzato! La palla si è incazzata, scappa. Purtroppo la mosca sta là. Non riesco a prendere. Ma ne serve uno che vola per prendere quella cacchio di mosca. Ma deve avere anche l'inventario vuoto. Google. Sì, ho tirato giù, prendila. Presa, prima, scappa, scappa dalla palla. Scappa dalla palla assassina. Scappa, scappa. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso l'ultima mosca. Gliela diamo al nostro magazzino. No! Sta arrivando la palla! Ah, si è spaccato tutto! Corri! Scappa. Ortacci. Si è spaccato tutte le rocce. Corri! Madonna che strizza. Oh, là però l'uovo non c'era. Era una truffa, eh. Ok, siamo riusciti a fuggire? Intanto c'è la creatura là. Allora, per andare alla prossima area e togliere la barriera rossa, dobbiamo, mi sa, prima attivare sto tempio, oppure attivare questo tempio è parte della soluzione per sconfiggere il mostro. Chi è qua? Ok, vediamo un po'. Pieno di minacce qua. Vediamo un po' se riusciamo a fare quella formula là. Sì, questa la possiamo fare. La pelle entomofila che chiama le mosche. Abbiamo fatto un'altra formula, ottimo. Allora, io sti baccelli luminescenti li ho visti all'inizio del livello, li possiamo raccogliere, ce ne servono tre. E poi... ci servono le pietre quelle quadrate. Ah, scappa, aiuto. Allora, devo tornare all'inizio del livello, ovvero lì dove ci sono qua è un casino, qua non si può, c'è una voragine enorme qua. Devo fare questa traversata. Allora, chiamiamo il nostro, eccolo qua, il nostro cannoniere. Questa è una roba alla Sonic, questi funghi che sono un po' i bumper dei flipper nel gioco Sonic the Hedgehog. Sì, un po' in tutti i vari Sonic stanno questi cosi. Ok, teniamo la partenza. Evitiamo gli Omgrom qua che ci separano. Allora, vicino alla partenza c'erano le
le libellule che ci servono, i loro baccelli luminosi. Ma sono sparite, stavano qua, non ci stanno più. Poi tra l'altro era da qua che sono entrato? Ma non era da qua, non c'era sto posto. Sta roccia non me la ricordo. Adesso è entrato da... no, là c'è il bosco. Deve essere per forza qua. Però non vedo più le libellule, non ci stanno più, sono sparite, cioè libellule, non vedo... cavallette più che libellule. Richiamiamo il capo. Ah, mi tocca. Devo andare per forza. Devo... niente, qua non ci sono. Non ci sono le cavallette che cercavo. Sono sparite, raga. Ho fatto male a non prenderle prima. Cadere. Che è questo rumore? Oh, che è qua? Ah, devo usare sti cosi per salire, per entrare dentro la creatura. Andiamo prima verso l'ascensore, avremo attivato l'ascensore. Ma cos'è quel coso? Cos'è quella? È una specie di monolite con sopra un'iscrizione e c'ha il... ah, guardate, ci sono anche... ci sono le palle esplosive che ci servivano prima e che non abbiamo trovato. Infatti il boss però si è ucciso da solo con gli occhiali. Che devo spruzzare l'acqua? Devo spaccare sto filo? Come lo spacco sto filo? Col fuoco? Proviamo a sparargli una valletta esplosiva. Si è spaccato, fermi tutti! Si è spaccato ed è caduto, diventava una specie di piattaformone. Che però... che si è distrutto. Ah, ci serve un aviatore qua, eh? Una piattaforma per riuscire a entrare dentro, fabbricata apposta da chi sta chi, per riuscire a entrare dentro alla creatura. Però prima di farlo penso che dobbiamo attivare quel faro laggiù. Andiamo. Guardate i denti, ci serve un aviatore che vola in mezzo ai denti là, è sicuro, perché sennò questo ci macina con i suoi denti. Guardate, impressionante. Ah, l'uovo sta là su, l'ho visto l'uovo, regà! Ho visto anche la cavalletta! Fantastico, andiamo su. Ho trovato l'uovo.
Però non c'ho inventario vuoto per prendere l'uovo. Quello intanto si è ammazzato. Cioè l'uovo lo posso prendere, non c'ho l'inventario vuoto per prendere i pezzi della cavalletta. Ah, ecco uno, aspetta, Vediamo un po'. Ce lo prende a gulo. Uno. E uno solo me lo dai. Ne servono altri. Me ne servono altri due. Allora. E l'uovo. Oh, no, hanno lasciato l'aglio questi cretini. Allora, prendiamolo e andiamo a farlo schiudere, veloce. Ok. L'incubatrice si trovava vicino al. Dove sta quella palla rimbalzante maledetta? Porca vacca. Eccolo. Attenzione. Con l'incubatrice. Uno si è spaventato. No! Boom! Il nostro nuovo arrivato, che anche lui è il vice Pulcinella. No, guarda, guarda come zompa quello stronzo. Scappa, scappa! Mortacci, ci sta attaccando! Scappiamo, andiamo verso la struttura. Attenzione che qui c'è uno di sti cosi volanti maledetti. Non cadere, non cadere, che c'è. Ah. Devo trovare il fungo per risalire. Sbagliato. Allora, scegliamo chi deve salire sull'ascensore, eh? Però non vedo che si abbassa la piattaforma dell'ascensore. Ok. Era un laghetto acido, non posso salire da solo, ragazzi. L'ascensore non si attiva. Dobbiamo prima cercare di entrare nella creatura, forse. Allora, richiamiamo il nostro aviatore. Però forse è il caso di chiamare. Allora, facciamo così. Il nostro nuovo arrivato lo facciamo diventare aviatore, perché lui non ha niente nell'inventario. Quindi lo facciamo diventare aviatore lui. Ok, con le mutazioni. Ecco. Abbiamo tre aviatori, abbiamo l'intera squadra flotta aerea ormai. Ecco. Che cacchio c'è? Cos'è la roba? Era il nostro cannoniere che si era preso una cosa, aveva pescato un pesce e se l'era andato a mangiare nell'acqua, una cosa del genere. Ma questi fanno un po' troppo di testa loro questi, eh. Non riesco a seguire. Da qua non si sale. Mangiamo un po' di roba.
Allora, le mosche ce le abbiamo tutte, perché là vedo un'altra mosca, zanzarotide. Abbiamo già fatto quello delle mosche? Pare di sì. L'abbiamo fatto poco fa, no? Sì. Mosche non ci servono più ormai. Per riuscire a entrare in bocca, allora, dov'è la piattaforma qui? Non è qua. La piattaforma è lì? Ma dov'è la piattaforma che abbiamo fatto vedere prima? Ah, sta laggiù. Proviamo a usare questo qua. Così riesco a entrare in bocca. No, da qua no, devo aspettare che si avvicina di più. Scappate! Dai, su! No, devo salire il più possibile. Dentro dal sedere, guarda, C'è tipo delle piattaforme dentro, vedete? Devo salire su quelle piattaforme per non essere macinato dai suoi dentoni. Non ho capito però se devo salire da qua o dalla piattaforma, però. È complicata la questione. Non viene salire dalla piattaforma, non so. Devo sbrigarmi dalla piattaforma prima che se ne va. Dai, veloce, veloce! Eccolo! Dai, non scappare! E no, vedete com'è messo, gli devo entrare per forza da davanti, da dietro non se lo fa. Aspetta, proviamo a entrare da qua. Guardate com'è! Le pedate del mostro fanno zompare via i miei compagni di squadra. No, bisogna mettersi a giocare d'anticipo. A giocare d'anticipo, devo andare. Andiamo giù. Giochiamo un po' d'anticipo, Ma mi metto qua. E comincio a salire. Che fai? Perché sei palla? Ti devi spallare, sei troppo palla! Ok, si è spallato. Dov'è il mostro? Non si è troppo lontano. Mi sei incastrato il pupazzo. Se io vado sopra... Che cosa era questo lì? Niente, non ci riesco. Non ci rimane. Andiamo sull'altra. Ci siamo. Sì, davanti a bocca al mostro. Ah, qua mi sa che mi servono le... Mi servirebbero forse i piedi quelli palmati. Faccio vedere questa mutazione qua, che io non c'ho ancora tutto. Dove li trovo questi tre ingredienti? Non ne ho neanche uno. E devo per forza usare questa, qua sennò non si può fare niente, ragazzi. Mi serve che c'hai i piedi palmati. Sennò casco cavato sui denti. È complicatissimo sto boss, ragazzi. Il boss, insomma, creatura strana. Allora, vediamo un po', torniamo al nostro capo. Niente di fatto per ora, ragazzi. Vediamo un po', torniamo al nostro capo. Intanto il sole sta tramontando,
Vediamo un po'. Devo trovare questi tre ingredienti. Spero che siano qui. Sono il frutto rosa, questa specie di noccioline. Non è noccioline, è tipo un portacenere. Allora, portacenere, frutto rosa e zucchetta. Verde, pistacchio. Portacenere, frutto rosa e pistacchio, diciamo così. Dove stanno? Questo è il portacenere. Vediamo un po' se sta in zona. Niente, non posso. Mi sa che non posso ottenere questi oggetti, raga. Non ho ottenuto questo potere, quindi sono una merda. Però almeno forse posso trovare il frutto che me lo attivava una volta singola, che deve essere quella a forma di pistacchio, se non erro. Quindi andiamo giù, cerchiamo sto cacchio di pistacchio. Vediamo se lo trovo. Non c'è. Eccolo. Esperidio della tundra. E questo cresce nel gelo, quindi se nella tundra. E qua non può esserci. Niente, raga, non c'è. Come faccio? È impossibile! Abbiamo trovato la creatura, ma siamo impossibilitati a rubargli il nucleo, perché ci servono i piedi a ventosa per farlo. Facciamo un ultimo tentativo. Vediamo un po'. Ecco, il frutto quello rosa, forse è lui che ci dà quella mutazione. No, perché la mutazione c'era dal primo dei tre oggetti, mi sa. Beh, vediamo se lo troviamo per curiosità. Dov'è? Eccolo. Coligrugru. Niente, non c'è. Niente, ragazzi, siamo abbastanza nella cacca. Comunque, niente, ragazzi, per questa volta la puntata purtroppo nella mestizia finisce qui. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Al prossimo episodio di The Eternal Cylinder, dove dovremo in un modo o nell'altro riuscire a entrare nella bocca di quel mostro e prendere il cristallo. Penso che farò una cosa kamikaze, anche senza i piedi a ventosa ci proverò lo stesso. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.